Ma quanta roba può buttare io? C'è uno spazio, c'è lui, dove metti la roba? Andiamo a lavare la cina, che mi segnava tutte le programmazioni. Vedi? Questo è il 67 di prima, questo è su 50 anni fa. Siamo dei mesi di cinema che lavorano con il sangue, col cervello. Ma che vedono tutte sciocchezze. Ma non è il cinema questo qua. Posto unico parte dalla figura di Alberto Bruno, proiezionista di lunga esperienza e anche collezionista di pellicole. Sì. Come è nata questa idea? Allora, l'idea nasce sicuramente dalla possibilità che mi viene offerta dal caro amico e coregista Andrea, che ha avuto la possibilità e il piacere di conoscere Alberto Bruno e che mi propose tempo fa, insomma, questa follia. Nel senso buono, la possibilità, insomma, di poter intraprendere un percorso sicuramente delicato in qualche modo e sicuramente anche dotato di una certa complessità, perché provare a raccontare una storia in qualche modo di cinema puro, però dando voce ad una persona che in qualche modo abbia, come dire, speso tutta la sua vita nel campo del cinema, che abbia una capacità espressiva sicuramente colorita, no? E che faccia, insomma, del proprio dialetto il punto di forza e anche, insomma, la propria cifra, insomma, sicuramente è stata un'impresa difficile, però sembrava, in qualche modo ho ritenuto che fosse assolutamente affascinante e doveroso andare a scavare nei meandri della nostra storia, quello locale, ecco. Posto unico offre anche degli spunti di riflessione allo spettatore, ti invita a riflettere sul passato, sul presente e sul futuro della sala cinematografica. Certo, diciamo, è cambiato un po' il modo da parte dell'utenza, degli spettatori, di assorbire un certo tipo di audiovisivo, un audiovisivo che forse ha anche dei tempi più lenti, un montaggio meno elaborato da videoclip. Ormai parliamo di generazioni che nascono con internet e che quindi, infatti, anche il nostro prodotto ha cercato un po', giocando anche sull'effetto nostalgia, però nella forma proprio produttiva, di essere semplice, molto fruibile e anche costruito in maniera breve nella durata, proprio per dare possibilità anche all'utenza internettiana di poterlo, appunto, di poterlo guardare, osservarlo, goderselo. Noi cerchiamo soprattutto di lanciare un messaggio alle nuove generazioni. Io credo che il futuro è racchiuso nel passato, come dice anche uno dei nostri intervistati, Alessandro, perché bisogna portare non soltanto un effetto nostalgia, ma anche un rispetto storico per quello che c'è stato prima, perché se non ci fosse stato prima un discorso colto, tutto quello che veniva dopo non sarebbe potuto essere altrettanto interessante e valido. E quindi è importante anche dare ai giovani questa coscienza nel far capire che se vedono un qualche cosa di figo oggi è perché c'è stato un signore che probabilmente avrà 70-75 anni oggi, adesso, che ha avuto un'idea, è stato un pioniere, ha cercato di portare una sua visione coraggiosa. Ed era un po' questo il nostro obiettivo, diciamo.